razionalità formale, l'abbiamo detto, capitalismo moderno. Cosa c'entra la razionalità formale col capitalismo moderno? C'entra in questo senso che noi parliamo della società moderna e se cerchiamo di descrivere la modernizzazione la descriviamo per lo più in termini di razionalizzazione, cioè in fondo la modernità ci appare immediatamente come quel mondo dove per esempio non so, le istituzioni politiche sono passate dall'autorità ereditata dei monarchi ai parlamenti, alle costituzioni, al consenso, alla legge scritta soprattutto. In uno stato idealmente primitivo la legge era la volontà del sovrano, se il sovrano si svegliava di cattivo umore poteva far fucilare metà dei sudditi. Da quando si è scritta la legge si comincia a domandare il perché, dice no, perché è scritto così, eccetera. Ma e questa è una forma di razionalizzazione su cui Weber non insiste tanto in questo discorso, ma quella che lo interessa di più è che la società moderna si è caratterizzata come una società dell'organizzazione del lavoro sociale, per esempio dell'industria, per esempio di un'economia molto più complessa, si comprano delle azioni sul mercato sulla borsa di Tokyo, per esempio oggi, per dire, cioè c'è tutta un'interazione di sistemi che richiedono una formalizzazione di tipo anche matematico, per esempio calcolare, fare un preventivo per decidere le spese dell'anno prossimo, gli investimenti, quanto si deve produrre, eccetera, tutto questo richiede un alto grado di razionalizzazione, cioè di calcolabilità. E la calcolabilità in fondo alla fine consiste nel fare attenzione non a ciò che si persegue, la giustizia in astratto o il guadagno in astratto, eccetera, ma ai mezzi che si adoperano per realizzarlo. La modernizzazione, in genere, non l'ha inventato Weber, viene descritta come una razionalizzazione di tutti questi processi della nostra vita economica, sociale, politica. Ma siccome noi abbiamo visto prima che razionalità fondamentalmente vuol dire razionalità rispetto allo scopo, cioè attenzione ai mezzi che si adoperano, ecco che in generale la razionalizzazione moderna viene descritta da Weber come un'accentuazione della razionalità formale, come una messa in luce, come una presa di potere o come un prevalere della razionalità formale. Il capitalismo è un meccanismo in cui prevale la razionalità formale? Ebbene sì, pensate, ed il capitalismo caratterizza l'economia moderna occidentale, secondo Weber, cioè che cosa chiamiamo capitalismo? Un sistema, descritto anche soprattutto da Marx, come quello in cui si accumula capitale in vista di produrre altra ricchezza, di produrre altro capitale. Non si producono solo le merci necessarie alla sussistenza, si produce più di quello che ci serve immediatamente per vivere in vista di che? In vista di accumulare più ricchezza, e per far questo si vendono le merci all'estero, si esporta, eccetera, eccetera. Cosa ha da fare questo meccanismo del produrre ricchezza indipendentemente dalla sua utilizzazione immediata? Ciascuno non produce soltanto quello che gli serve per sopravvivere, ma produce molto di più, mette da parte, poi anche quel che mette da parte non lo usa tutto per andare a fare dei viaggi nelle vacanze di Pasqua o di Natale, ma lo reinveste per produrre altra ricchezza, eccetera, eccetera. Cosa c'è di razionalità formale qui? Produrre ricchezza non in vista dell'immediata utilizzazione o anche di un'utilizzazione di qui a 5 anni, ma in generale aumentare indefinitamente la ricchezza, significa accentuare l'attenzione sui mezzi in vista di uno scopo, scopo che viene sempre ulteriormente rinviato. Uno che risparmia per produrre di più risparmi è uno che rinvia l'utilizzazione materiale dei suoi beni e li isola nella loro formalità, cioè voglio produrre sempre più mezzi. Infatti si dice di uno ricco e uno a mezzi. Sì, a mezzi, ma a che scopo? Gli scopi si vedranno poi. E quanto più uno accentua l'attenzione sui mezzi, tanto più gli scopi in qualche modo si allontanano. Il capitalismo, secondo Weber, è un'economia dove viene in primo piano la produzione dei mezzi in cui questa produzione dei mezzi allontana o anzi è condizionata dal rinunciare allo scopo. Per produrre
per reinvestire, diciamo, i miei guadagni, devo rinunciare ad adoperarli. Ed è, allora, in questo senso il capitalismo accentua, diciamo, anche nei modi di comportamento individuali, la razionalità formale. Per adesso non penso a spendere, penso a guadagnare, metto da parte, aumento, moltiplico, investo, reinvesto, eccetera, eccetera, e poi si vedrà. In origine, come mi è potuto venire in mente di non mangiarmi quello che guadagno, di non dire, oh, ho guadagnato di più, bene, stasera do una festa. Come mi è venuto in mente questo? Secondo Weber è venuto in mente al capitalista moderno in base ad una eredità di tipo etico-religioso. Uno dei libri importanti di Weber, che si citano sempre, scritto un saggio scritto all'inizio del Novecento, che poi è stato pubblicato in una grande raccolta sua di scritti di sociologia delle religioni, è quello intitolato L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, mi pare che sia del 1904. Dunque, non solo l'etica cristiana in generale mette nei confronti del mondo in un atteggiamento di rinuncia, bisogna rinunciare ai beni della terra, non cercare le ricchezze di questa terra, ma cercare di fare delle ricchezze nell'aldilà, dice anche il Vangelo. Ma specialmente l'etica protestante, calvinista, ha insegnato alla coscienza europea, secondo Weber, il principio della ricerca del guadagno come tale. Oltretutto Weber non era un cattolico che volesse parlare male dei protestanti, non è così semplice la cosa. È che nel calvinismo, come potrete vedere se andrete a vedere la voce calvinismo e Calvino nell'enciclopedia, nel calvinismo c'è l'idea che l'uomo non si salva con le sue opere, ma si salva per la fede in Dio. Bisogna affidarsi a Dio per essere salvati, non crediate di guadagnarvi il paradiso solo perché avete fatto l'elemosina, avete fatto le buone opere, eccetera, perché la salvezza, la vita eterna, è una cosa molto più grossa di tutte le buone opere che voi potete fare. Ma allora, come potremmo sapere, dipende dalla volontà di Dio se saremo salvati o no, e come potremmo sapere se Dio ci vuole salvare o no? Bene, uno dei segni che Dio mi ha eletto per salvarmi è anche il successo terreno delle mie imprese, è anche il fatto che mi vanno bene le cose, che quando faccio qualcosa ottengo i risultati che cerco, eccetera. Il guadagno, il successo diventa un segno dell'elezione divina. Allora uno comincia a cercare il guadagno non solo per ragioni di avidità, ma soprattutto fondamentalmente per ragioni etiche, per ragioni di impegno religioso, perché in fondo l'avidità consiglierebbe di mangiarsi tutto quello che uno guadagna immediatamente, comperarsi dei vestiti, fare delle feste, fare delle vacanze. No, se non ci fosse un movente religioso in tutto questo, dice Weber, più o meno il capitalismo non sarebbe sorto. Non solo, accanto all'idea calvinista dell'elezione manifestata attraverso il successo mondano, c'è anche l'idea luterana, anche questa, che come dire, svaluta le opere buone in vista della salvezza, ma accentua l'importanza dell'impegno mondano professionale. Diciamo, se domandate a Lutero, ma cosa devo fare per salvarmi? Dice, intanto devi credere in Dio. Dice, ma poi devo fare opere buone? Dice, ma sì, figurati, se ci vogliono le opere buone, fai bene il tuo mestiere. Occupati, se fai il medico, occupati di curare bene i tuoi pazienti, se fai il salumiere non rubare sul peso, eccetera, eccetera. L'insieme di queste cose ha prodotto in qualche modo lo spirito del capitalismo moderno. L'idea che il guadagno sia in realtà una forma di approvazione da parte di Dio, l'idea che l'impegno professionale sia quella cosa, sia più importante in fondo delle opere buone, cosiddette le opere buone, le penitenze, le preghiere, eccetera, tutto questo unito naturalmente a che cosa? Ad una certa, ad un certo contenuto ascetico dell'etica cristiana, cioè la rinuncia ai beni della terra. Ma se rinuncio, cosa voglio dire? Beh, San Francesco li dava ai poveri. Il capitalista weberiano rinuncia ai beni, non li dà ai poveri, li reinveste, si può pensare, oggi si dice sempre di più, che fa bene alla società perché crea lavoro, produce altra ricchezza, produce altro benessere, ma tutto questo cosa vuol dire? Che in fondo non persegue i valori materiali, materiali nel senso che sono determinati, non usa la sua ricchezza per raggiungere certi scopi, usa la sua ricchezza per produrre altra ricchezza, cioè per produrre altri mezzi, cioè per produrre, diciamo, altra razionalità formale. Naturalmente l'imposto della razionalità formale nel capitalismo, che è originariamente motivata da queste
diciamo, ragioni ascetiche, religiose, morali, ha poi anche tutto un aspetto di razionalizzazione formale in senso letterale, cioè produce che cosa? Produce quella che Weber chiama anche la gabbia d'acciaio o il disincanto del mondo, cioè una società in cui la, diciamo, la base della ricchezza è il rinvio della soddisfazione immediata dei bisogni e il risparmio, il reinvestimento, la produzione, tende a diventare una società in cui prevalgono i mezzi rispetto ai fini. Tende a diventare una società, per esempio, burocratizzata, cioè dove tutto diventa meccanismo funzionalizzato da altro, dove tutto deve essere giustificato in relazione a un grande meccanismo che poi produce degli effetti di cui però in fondo nessuno più ha ricordo. Questo serve a questo, questo serve a aumentare la funzionalità di quell'altro sistema, la funzionalità di quell'altro sistema serve alla funzionalità degli altri sistemi, e alla fine si perde un po' il senso della, diciamo, dell'utilizzazione immediata della nostra esistenza. Siamo tutti funzione d'altro, siamo tutti come una grande macchina in cui ogni rotella serve al movimento delle altre rotelle, e si perde di vista uno scopo, non c'è più nessuno che sappia esattamente l'insieme del meccanismo. Tutti funzionano e ovviamente della razionalizzazione moderna fa parte anche la specializzazione dei mestieri, la divisione dei compiti, la divisione delle sfere di esistenza, come vedrete se leggerete la voce Weber nell'enciclopedia, e questo ha la sua importanza perché appunto dà luogo, torniamo un momento allo schema, dà luogo a quello che si chiama nel nostro schema il disincanto del mondo, di cui Weber parla in un'opera dell'ultimo periodo della sua vita, che è questa che vi mostro adesso, Il lavoro intellettuale come professione, guardatela un po', sono due conferenze molto belle, una sul lavoro intellettuale o la scienza come professione e una sulla politica come professione, sono degli anni 20, gli ultimi anni di vita di Weber, e dove appunto si parla dei problemi del mondo moderno in cui si è accentuata enormemente la razionalità formale, e cioè attraverso una serie di passaggi la burocratizzazione, e dove la burocrazia tende in qualche modo a uccidere la democrazia, cioè se tutti noi ci sentiamo soltanto funzione di meccanismi di cui non sappiamo gli scopi, perdiamo un po' il significato della nostra esistenza individuale e sociale, e siamo, dice Weber, anche scoperti, siamo pericolosamente inclini a colmare questo vuoto di significati attraverso quello che lui immagina come il ritorno di poteri carismatici, perché la gente a un certo punto forse ha dato retta ai grandi dittatori nel Novecento, perché ha risposto con questa specie di investimento di fede in un personaggio, ha risposto a quel senso di perdita del significato dell'esistenza che deriva dalla imposizione universale della razionalità formale, della formalizzazione, della razionalizzazione, della meccanizzazione, della burocratizzazione. Questa idea che la razionalizzazione moderna abbia dei rischi molto gravi di ricaduta, per così dire, nella barbarie o comunque in una forma di potere primitivo come sarebbe quella del capo carismatico, del dittatore, è alla base, in fondo, della critica che viene esercitata contro la modernità dalla scuola di Francoforte. Torniamo allo schema e passiamo al nostro secondo punto.